Gentili signori e signori, dal Vincenzo Patalano di Leccameno, quarta giornata del campionato d'eccellenza, si incontra il Real Forio contro il San Marco Trotti. Pallone ribattuto, ancora un altro tiro e poi c'è il tiro. Battuto velocemente, c'è il tiro, molto arretrato. Indietro, operazione un po' pericolosa, poi c'è un buona apertura sulla destra e c'è il gol da parte di Scippa, riparte ancora il San Marco, c'è il tiro di Dauria e parata di Mazzella. C'è il pareggio, gol di Chiaiese con un gran tiro dalla sinistra. Poi c'è Capuano, ancora verso Chiaiese e poi la posizione regolare. Secondo tempo della quarta giornata del campionato d'eccellenza, girone A, si incontrano al Vincenzo Patalano, il Real Forio e il San Marco Trotti. Operare lì a grandi con la squalifica anche di De Giorgi. Intanto c'è il cross in aria, il tiro, palla che sfiora ancora, però il Forio avanti ancora, il tiro e la parata in angola. Forio, Real Forio che ha 4 punti. Intanto c'è un buon lancio e il gol è stato Tufano. Tiro da molte distanze, facile parata del portiere. Chiaiese era parata, però anche palla su. Potendo il tiro sul fondo. Apre sulla destra, mette un buon pallone al centro. Sbaglia proprio del grande la squadra di mister Citarelli. Pallone in aria direttamente sul fondo. Lancio in avanti, c'è solo un calcio d'angolo. Tutto pronto, questo calcio di punizione, pallone in aria. E sfiora proprio il gol. E infatti l'arbitro manda tutti gli spogliatoi, 2-1. Al Patalano, se Marco espugna il campo.